noi offriamo stasera l'opportunità alla città di sapere che cosa sta succedendo, perché lo leggiamo dai giornali, vediamo le bandiere sventolare fuori dalla struttura, ma molti cittadini non sanno. Dobbiamo puntare i riflettori, così come stiamo facendo su questa struttura, perché vogliamo evitare che la crisi precipiti in baratro. Sono ormai 8 anni che ancora 60 dipendenti della Casilina Provvidenza sono fuori in attesa di un rientro che non sappiamo quando avverrà. Quindi non è una crisi giovane questa, è una crisi profonda, è una crisi anziana. Il sacrificio dei lavoratori l'altra volta è i quattrini messi a disposizione dallo Stato per la mobilità e per l'accompagnamento alla pensione dovevano servire al rilancio dell'azienda. Invece noi dopo 8 anni ci troviamo non solo con una situazione debitoria che ormai raggiunge cifre, le avete lette sui manifesti, qui parliamo di centinaia di milioni di euro, cioè debiti che probabilmente nemmeno tutta la regione Puglia ce li ha in carico. Quindi le motivazioni vanno ricercate, perché bisogna assolutamente capire perché questi quattrini messi a disposizione dei cittadini dello Stato non hanno trovato le soluzioni sperate. Ad oggi purtroppo non c'è stato nessun riscontro, c'è stato il tentativo di utilizzare altre risorse dello Stato mandando in cassa integrazione i dipendenti, ma nessuno ci ha saputo dire e ci sa dire ancora che cosa sarebbe successo dopo, atteso che un vero e proprio piano di rilancio non esiste. Non possiamo aspettare che il Tribunale si esprima, perché ci sono leggi dello Stato che ci consentono di poter trovare delle soluzioni. Ci sono tante grandi aziende in Italia che in situazioni simili, se non addirittura peggiori, hanno chiesto l'intervento dello Stato, hanno chiesto l'affiancamento delle istituzioni e sono riuscite ad andare avanti. Noi, nonostante le nostre innumerevoli richieste fatte alla proprietà ed in particolar modo alla Madre Generale, perché lei che ha il potere di fare queste cose, purtroppo non veniamo ascoltati. Quante volte con te, per esempio, ci siamo abbarbicati perché non riuscivamo a capire come mai non si riuscisse ad avere un bilancio di questa benedetta struttura? Perché non si riusciva a capire come mai la gestione di questa struttura portasse ad avere delle perdite imponenti nonostante l'enorme massa di quantità di denaro che la regione forniva a questa struttura in termini di pagamento diretto e contante, prestazioni e altro. Ci siamo chiesti quali fossero i veri conti della Casa della Divina Provvidenza. Adesso purtroppo lo sappiamo per certo, i conti che non ci davano all'epoca sono i conti che oggi urlano per la chiusura della Casa della Divina Provvidenza. Si parla di oltre 400 milioni di debiti nei confronti dello Stato, attenzione, per contributi dei lavoratori non versati, per cartelle esattoriali non pagate. Parliamo cioè di una struttura che ha accumulato un debito che nessuno potrà mai pagare. Ed è questa la crisi epocale della Casa della Divina Provvidenza oggi. Non è possibile pensare che quegli ammalati che stanno lì dentro nel cosiddetto istituto ortofrenico, che nessuno ha voluto portare fuori, né le famiglie né le istituzioni, che quegli ammalati vengano immediatamente riversati sul territorio. Potete capire da soli che cosa succederebbe. Allora è oltremodo chiaro che la soluzione potrebbe essere una sola. Siamo una grande azienda in crisi, abbiamo un debito incredibile con lo Stato. Bene, lo Stato deve entrare in questa azienda, lo Stato deve finalmente iniziare a far pulizia in questa azienda, deve iniziare a far chiarezza, a rendere trasparente la gestione di questa azienda, e solo attraverso lo Stato, cioè un'amministrazione straordinaria nominata dallo Stato, si può pensare di poter iniziare a progettare un futuro.